penso ormai 3 anni e mezzo. Io non sono arrivata subito, sono arrivata in seguito, mi hanno chiamato come coordinatore perché inizialmente questo progetto è partito lavorando con i volontari della Caritas. Avevano preso questi terreni in affitto che erano dell'Opera Pia, sono circa 4 ettari di terreno. Ci abbiamo a disposizione anche i mezzi agricoli che erano sempre dell'azienda, vecchia azienda dell'Opera Pia. C'era il pozzo, c'era tutto. Il progetto iniziale era quello di fare ortaggi. Loro hanno iniziato con un metodo di coltivazione non biologico, poi, siccome si è visto, insomma, che lavorando anche solo con i volontari non si riusciva a strutturare in maniera abbastanza sistematica il tutto, perché insomma era un progetto grande, perché fare più di un ettaro di ortive miste non era semplice. E quindi sì, io sono stata chiamata come coordinatore del progetto. L'idea è stata quella di comunque riutilizzare un terreno. Noi adesso facciamo metodo di agricoltura biologico. Non siamo certificati per scelta, quindi non potremo dire biologico, diciamo che facciamo agricoltura naturale. E quindi facciamo principalmente ortive. Quest'anno volevamo provare a fare anche qualche leguminosa. Le ortive vengono poi vendute appunto all'emporio solidale, cioè vendute date all'emporio che poi. L'emporio, diciamo, è una specie di supermercato, diciamo così, in cui le famiglie che ne fanno richiesta attraverso l'ISEE, un indicatore insomma dello stato di famiglia, eccetera, vanno in Caritas, perché adesso ce ne sono tante anche, molte italiane, mentre prima erano per la maggior parte straniere. Gli viene data una specie di tessera con dei punti. Per cui loro vanno nell'emporio e possono prendere i prodotti, non solo le verdure, ci sono anche altre cose, scalando i punti su questa tessera. E le verdure vengono quindi date all'emporio, date in parte alla mensa della Caritas e in parte vengono vendute in vendita diretta lì alle persone del quartiere, perché è una zona vicina a dei palazzi, c'è cioè un quartiere molto popoloso di Foligno, quindi anche le persone lì intorno possono venire a comprare 2 volte a settimana. Il progetto è partito con delle borse lavoro, quindi in partenariato con l'ASL e il Comune. Questi ragazzi stavano 3-6 mesi in genere, però diciamo che poi il progetto ha preso un'altra piega perché si è sentita la necessità di far fare un percorso a queste persone. Perché poi un lavoro del genere non può essere fatto con delle persone che stanno magari 3-6 mesi e poi se ne vanno, non c'aveva neanche senso, almeno dal mio punto di vista. Io sto lavoro lo faccio, sono agricoltore. E so che su un posto così, se non ci credi, se non ci stai, se non ti ci appassioni e non ci vai tutti i giorni, ci cammini in mezzo, non si può fare, non si può guardarlo dall'alto, un orto così, insomma, con delle persone che non hanno idea di quello che fanno. Non c'aveva nemmeno senso per loro in realtà, no? Quindi queste persone sono passate poi a dei tirocini formativi. Il tirocinio poi è diventato in qualche modo un posto di lavoro. Però la speranza è quella che questo progetto si possa a un certo punto sganciare e diventare in qualche modo autonomo, che le persone che hanno cominciato a lavorare lì possano sviluppare potenzialità imprenditoriali di comunque agricoltore biologico per quello che è stato possibile imparare fino adesso e poi continueranno a studiare. Perché? Perché sarebbe bello poterlo ripetere, no? Perché sai quanti terreni hanno le curie in Umbria, le parrocchie, tanti. Quindi sarebbe bello che, no? Oltre a farlo lì, si potesse fare poi col discorso tuo, perché se ogni poi comunità. Beh, vabbè, non ti rubo la scena. Però se ogni comunità avesse il proprio agricoltore, sarebbe bellissimo, no? Perché secondo me è bello che i bambini dei palazzi vengano giù e possono mangiare l'insalata che è coltivata lì, sotto casa loro. Lo trovo stupendo, insomma. Poi adesso c'è il progetto, si sta sviluppando in fattoria didattica perché sono arrivati gli asinelli, sono arrivate le caprette, ora hanno arrivato le galline, quindi abbiamo tutto il progetto della stalla, eh. Già sono venute delle scuole veramente tempo fa, quindi l'idea è quella di creare un polo dove piano piano, oltre a fare produzione, fare agricoltura, nello stretto senso della parola, quindi produrre ortaggi, produrre anche qualcos'altro, quindi relazioni sociali, quindi anche riuscire a comunicare ai bambini anche che l'agricoltura è un mestiere possibile, per esempio. Secondo me, per me anche questa è una grande conquista, perché adesso in Italia non c'è più questa moda, no? E adesso sta tornando.